Il percorso di ricollocazione e di riallocazione delle cosiddette funzioni non fondamentali delle province presso la Regione e i Comuni, che è stato avviato in Toscana con la legge regionale 22 del 2015, si è concluso alla fine dell'anno 2015 ai sensi del comma 89 articolo 1 della legge 7/2014/190 e che pertanto le cosiddette funzioni fondamentali rimaste in capo alla provincia sono le seguenti. Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente e degli aspetti di competenza. Pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente. Programmazione provinciale della rete scolastica nel rispetto della programmazione regionale, raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali, gestione dell'edilizia scolastica, controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale, promozione di pari opportunità sul territorio provinciale, polizia provinciale, servizi tecnici amministrativi a favore dei comuni. La suddetta legge regionale del 22 del 2015 per disporre la modalità di trasferimento delle funzioni alla Regione Toscana ha previsto in particolare l'esclusione dalla successione dei residui attivi e passivi generati prima della data di trasferimento della funzione e dei debiti e crediti per prestazioni oggetto di obbligazioni scadute prima del trasferimento medesimo, nonché dei procedimenti già avviati al momento del trasferimento delle funzioni. E su questo io, in occasione della mia audizione in commissione presso la commissione regionale per il Consiglio regionale, ho anche dimostrato, basandomi su alcuni dati pervenuti dalla CGIL, quanto in realtà sia peggiorato in termini di elevazione della necessità finanziaria, di sostenibilità economica e finanziaria da parte delle province, a seguito appunto di tutti questi contenziosi scaduti, la cui paternità era difficilmente rintracciabile, lasciando tutti in una situazione in cui si sono spesi molti più soldi, si sono allungate enormemente le tempistiche giurisprudenziali, creando un caos assoluto, e c'erano dei dati molto interessanti, e adesso non vi ricordo del motivo di verità, proprio riportati dalla CGL, quindi ecco anche un interessamento sindacale della difficoltà in cui siamo stati lasciati da questo punto di vista. Quindi le province concludono tali procedimenti e mantengono la titolarità dei rapporti attivi e passivi ad essi generati, pure con eventuale contenziosa dell'esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono. I processi e i procedimenti in avvalimento sono riconducibili alle seguenti materie: sviluppo rurale, fondi europei, riserve naturali, calce e pesca, formazione professionale ambiente, che con il decreto 2017 sono stati confermati convenzionalmente dalla Regione Toscana in capo alla Polizia Provinciale. Anche su questo ovviamente il mio consigliere delegato Bruno Cecchierini ha fatto un'importante battaglia e si è dovuto molto spesso spendere a livello di viaggio a Firenze per riuscire a creare una situazione di trasparenza e di sostenibilità nei confronti della nostra Polizia Provinciale, che era stata completamente negata. Il programma operativo riconducibile alle funzioni di coordinamento della Commissione della Regione Toscana e Provincia, di seguito elencato, vigilanza in materia di caccia e pesca, coordinamento operativo delle guardie regolatorie volontarie, guardie ambientali volontarie GAV, coordinamento dei piani di abbattimento ai sensi dell'articolo 37, partecipazione alle sessioni di esame per la licenza di ACE e per l'abilitazione di guardia regolatoria volontaria, espletamento dei servizi di polizia stradale sulla viabilità regionale. Qui apro una piccola parentesi, vi ho già parlato quando vi ho descritto il regionalismo differenziato, quindi ho sintetizzato per iscritto, ma è più o meno lo stesso concetto che vi esprimo, in maniera forse più articolata. L'idea di una regione che passa da ente di programmazione a ente che gestisce direttamente i servizi si muove proprio in questo caotico quadro di accaparramento delle risorse, collegate alle funzioni ma anche di decretazione despota e centralista nei confronti delle province, che non vengono più volutamente riconosciute quali soggetti istituzionali degni di collaborazione istituzionale. Siffatto atteggiamento rimane a tutt'oggi invariato nonostante l'esito referendario, preferendosi difendere la situazione realizzata in concreto per quella legittima e rispettosa della Carta fondamentale europea e della Costituzione italiana. Tuttavia, il suddetto quadro normativo regionale e statale, Costituzione invariata, sta repentinamente mutando a causa dei prevedibili ricorsi avverso la legislazione nazionale e a vario titolo hanno sottratto funzioni e competenze alle province, alle volte esorbitando, come nel nostro caso, dal nostro punto di vista, la legge del Rio e o la Costituzione della Repubblica Italiana stessa. Per quel che riguarda la provincia, le più rilevanti tra le pronunce giurisprudenziali sono quella famosa ordinanza al TAR Toscana 621 2017
18, pubblicata il 7 dicembre 2018 sul ricorso presentato dalla provincia di Grosseto e nei confronti della Regione Toscana, che ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa alla materia ambientale del Tuscolo. Quindi un primo passo avanti nella nostra direzione. In virtù di quel fatto che la Regione non poteva votare a sé la riapprobabilità della delega ambientale, ma sarebbe dovuto essere insieme al governo a concedere eventualmente alla Regione a votare a sé. Ecco, su questo abbiamo fondato il nostro ricorso. E punto numero 2, la sentenza numero 110 della Corte Costituzionale, depositata il 30 maggio 2018, con cui la Corte si è già pronunciata nei confronti della Regione Toscana, dichiarando l'illegittimità costituzionale degli articoli 10. 3 e 11 bis, 5 della legge regionale 22. Quindi i presupposti anche della Corte suffragata e della Corte costituzionale su alcuni aspetti del nostro ricorso e sembrano per ora dare ragione alla nostra legislazione. Quindi in tal contesto la citata ordinanza TAR e ancora più la sentenza 110 del 2018 costituiscono i ravvisati giuridici di rivisitazione e abrogazione di tutta la teoria regolamentare e legislativa con cui la Regione Toscana ha inteso dare applicazione preventiva ed estensiva delle leggi del Rio di riforma delle province a Costituzione invariata. Perché io vi ricordo che la legge del Rio partì nell'anno 2014 e nel primo articolo della stessa si comincia a leggere in attesa dell'abrogazione delle province che avrà luogo a seguito del referendum costituzionale, nel frattempo si trasferiscono sotto varie forme funzioni, finanziamenti e risorse. Quindi questa è una cosa assolutamente assurda che soltanto per l'Italia succede, perché è vero, neanche a livello di comunità europea ci abbiamo tutte le lenti di ingrandimento sulla nostra operatività, avendo avuto anche da quel punto di vista dei pareri estremamente allarmanti per la nostra nazione, che parlo adesso a livello di comunità europea e di contesto europeo. Come tutti sanno, l'esito referendario è fatto che ha bocciato la riforma, costituzione variata, scausando, come spesso avviene in Italia, una miriade di ricorsi da parte dei normali cittadini, paurominati nelle due sentenze citate, le quali pertanto non costituiscono che l'apice di un contenzioso che non può che crescere. In questo contesto istituzionale, l'incertezza delle competenze amministrative, l'attivazione di responsabilità penali civili ed erariali, sono solo alcuni degli effetti del caos attuale della legislazione vivente. E quindi non permettono una serie di efficace programmazione degli interventi e delle insufficienti risorse disponibili a compromettere il quadro finanziario che di seguito sto per riportare. Per il primo anno, dopo l'entrata a regime della riforma contabile e della contabilità armonizzata, le province, per il motivo del fatto del mancato rinnovo della deroga a cui facevo riferimento in premessa, sono tenute a predisporre e adottare il bilancio di previsione per 3 esercizi, 2018, 2019 e 2020, senza l'articolo 162 del decreto legislativo 267 del 2000, così come modificato successivamente dal DL 23-11 numero 118. Per gli esercizi precedenti, a seguito di riconoscimento politico almeno parziale del quadro di forte problematicità di insostenibilità finanziaria dei bilanci provinciali, le province avevano infatti dovuto approvare il bilancio di previsione solo relativamente alla prima annualità. Ricordiamo che a partire dal 2011 sono emerse criticità sul fronte degli trasferimenti statali e regionali a seguito dei pesanti tagli imposti dalla normativa di riferimento. Infatti l'articolo 14,2 di legge 78-2010 ha disposto una riduzione, quello che vi dicevo, dei trasferimenti erariali spettanti alle province per un importo complessivo pari a 300 milioni di euro nel 2011 e pari a 500 milioni di euro per l'anno applicato 2012. A tali già disposti si è aggiunta un'ulteriore riduzione prodotta al DL 201 del 2011 per complessivi 415 milioni di euro. Successivamente, il decreto legge del 6 luglio 2012, numero 95, articolo 16,7, ha stabilito che il comparto di provincia un'ulteriore riduzione a valere sul fondo sperimentale statale di riequilibrio pari a 500 milioni di euro per il 2012 e a 1000 milioni di euro per il 2014 a seguire. Infine, l'articolo 1,121 della legge stabilità, che ha modificato il decreto legislativo 95, ha stabilito che la riduzione per il 2013 e il 2014 passasse da 1.000 a 1.200 milioni di euro, mentre per il 2015 partire addirittura a 1.250 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2017, lo stanziamento del fondo sperimentale per l'IVA si è stabilizzato dopo le riduzioni stabilite dalle sopra citate leggi per il nostro ente pari a euro 5.791.255 euro. Per quanto riguarda la spesa corrente, il contributo di finanza pubblica imposto alle province dalla legge 23 del 2014, numero 190, articolo 1,418, in aggiunta al contributo stabilito dal DL 24 del
1466, in termini di risparmi di spesa determina una situazione oggettivamente insostenibile dal punto di vista finanziario. L'importo complessivo della provincia di Grosseto dovrebbe corrispondere allo Stato a titolo di risparmio sulla spesa pubblica ai sensi del comma 418 dell'articolo 1 a monte della legge numero 190/2014 ammonta per il triennio a euro 30.237.281. Tuttavia, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 10 marzo 2017, stabilisce a favore delle province un fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore di enti territoriali pari a 10.100.298 euro, ai fini della neutralizzazione dell'ulteriormente del contributo spettante alle province a partire dall'anno 2017. Pertanto, l'importo del contributo della provincia di Grosseto a titolo di risparmio sulla spesa pubblica ex legge 190 viene ad ammontare al netto del contributo del triennio da 20 milioni, ma inizialmente 5,24. Quindi, da questo punto di vista, c'è stato sicuramente un passo non sufficiente. Inoltre, il decreto del 24 aprile 2017-50 determina il concorso alla finanza pubblica a carico della provincia con il decreto legge del 24 aprile, come tabella 2, che avete ovviamente ricevuto tutto, non riesco a leggere per motivo di brevità, ma comunque sia abbiamo il nostro, chiamiamolo così, delegato bilancio, la nostra esperta che potrà eventualmente addentrarvi, se no vi devo elencare tutti i riferimenti stancandovi enormemente. Quindi, per sintetizzare, per il 2018 il trasferimento è pari a 24.427.000, per il 2019-2020 però scenderà a 20.558.000. Il Ministero dell'Interno ha riprogrammato per l'annualità 2018 importi, modalità e termini temporali diversamente il contributo, stabilendo che ogni ente provvede a non iscrivere entrate al bilancio che sono spettanti a fondi dei contributi assegnati per le funzioni fondamentali e procede a stanziare la spesa corrente il concorso alla finanza pubblica di cui è l'articolo 1, 1918, sempre dei 190, al netto dell'importo corrispondente alla somma dei contributi esistenti, come previsto dall'articolo 1, 1839 della legge 205, che è la legge di bilancio del 2018. Pertanto, in entrata per il 2018, i contributi da parte dello Stato per l'esercizio delle funzioni fondamentali ammontano complessivamente a 11.423.722, mentre per il 2019-2020 euro 6.772.000. Il 2018, quindi, l'ammontare del contributo a titolo di risparmio della spesa pubblica ammontare a 13 milioni e per gli anni 2019-2020 a 13 milioni e 700. Quindi le risorse disponibili non sono pertanto sufficienti ad assicurare la copertura di tutte le spese necessarie e ad assicurare la funzionalità minima dei servizi dell'ente. Mentre l'anno scorso avevamo avuto la possibilità di usufruire e di trasferire l'avanzo libero di destinazione, quest'anno non c'è stata concessa questa potenzialità. Quindi noi abbiamo dovuto conclamare, ai sensi del 193 da salvaguardia degli equilibri di bilancio e finanziari, abbiamo dovuto anche in poche parole dichiarare l'insostenibilità, l'inequivocabilità dell'insostenibilità per queste motivazioni per poi poter arrivare alla possibilità di utilizzare comunque l'avanzo vincolato e riuscire comunque a compensare la situazione della parte di equilibrio finanziario. Ovviamente non rispettando anche quest'anno come l'anno scorso i saldi finanziari, a differenza però dell'anno scorso, ecco perché all'inizio dicevo che nonostante tutto per la novità 2018 a livello previsionale ci sono dei leggeri miglioramenti, adesso ve li definirò meglio, mentre l'anno scorso era di oltre 7.700.000, se non vado errato a memoria, quest'anno siamo a circa 5 milioni, lo sprofonamento del rispetto dei saldi finanziari. Quindi c'è stato un leggero miglioramento, comunque sia non soddisfacente. Ed è stato necessario, a differenza dell'anno scorso, dove era scattata automaticamente la deroga, dover, ai sensi del 193 della salvaguardia degli equilibri, ricorrere a questa dichiarazione di insostenibilità irrevocabile dell'equilibrio finanziario. E quindi lo squilibrio tra entrate e spese risulta quantificato in 3.356.000 euro, compensato però da questo trasferimento dell'avanzo vincolato. E per quanto riguarda inoltre l'annualità 2019-2020, ed è qui che Casca Lassimo qui nella provincia di Grosseto, Casca Lassimo in tutta Italia, perché il bilancio triennale è impossibile, nessuna provincia d'Italia, nemmeno la più virtuosa, potrà mai portare a termine secondo i criteri relativi al POEL, che alle programmazioni e all'ordinamento che costituisce appunto il punto di riferimento in materia del bilancio, del finanziario della nostra provincia di Grosseto e degli enti locali in generale, come comuni. Non è possibile, siamo stati costretti a fare un bilancio relativo alla
parte dei, dei servizi del REIT al fine di prevedere una drastica e importante riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente per la novità ovviamente successiva del 2019-2020, cioè abbiamo dovuto dire non sappiamo più niente. Per pareggiare abbiamo tagliato tutto, tutte le attività, tutti gli investimenti, tutti gli impegni, perché altrimenti non avremmo potuto salvaguardare la viabilità della, della necessità di approvazione di bilancio. Detto questo, andiamo a vedere, vi ho già parlato, non vi ripeterò assolutamente quello che ho già detto, per l'amor di Dio state tranquilli, però a fronte di questo quadro prospettico dove è stato necessario comunque ricorrere ad alcuni normali operatività procedurali in assenza della deregolabilità portata avanti fino alla data 2017, abbiamo a fronte di un investimento previsionale sulla viabilità di 7.481.000 euro dell'anno 2017, con un impegnato di 4.600.000, quindi una previsionale del 2017 di 7.400.000, con un impegnato di 4.600.000, quindi un miglioramento da questo punto di vista nel previsionale. Abbiamo, per quanto riguarda l'edilizia scolastica di secondo grado, un previsionale di 735.000 euro. Io parlo del conto capitale a fronte di un impegnato 2017 di 389.000 euro, mentre per la spesa corrente abbiamo a fronte, perché la spesa corrente può prevedere tutto, una condizione ordinaria, straordinaria, della verità e quant'altro, lo sapete meglio di me, a fronte di un anno 2017 di spesa corrente in cui previsionalmente per la verità c'era un impegnato di 7.800.000, quest'anno avremo 11.700.000, quindi un miglioramento anche da questo punto di vista, e le manutenzioni dell'edilizia scolastica di secondo grado, di fronte ad un impegnato di 2.985.000, avremo un previsionale di 2.009.000. Quindi il mancato rispetto, ecco qui c'ho il dato, ve lo ricordavo a memoria, non fermo, dell'anno 2017 di circa 7.000.000, in quest'anno abbiamo il mancato rispetto per 5.100.000. In sintesi, noi non abbiamo avuto la possibilità di mitigare lo squilibrio della parte corrente per i motivi che non vi sto a elencare nuovamente, perché ho già abbondantemente descritto, non abbiamo avuto la possibilità della destinazione dell'avanzo vincolato di spesa, abbiamo nonostante questo migliorato gli investimenti perché a livello di giunta, a livello politico, e qui qualcuno l'anno scorso lamentava il troppo tecnicismo del mio intervento che quest'anno ridotto a favore dell'aspetto politico, ci siamo trovati a dover decidere in giunta se portare avanti tutte quelle politiche fattibili nell'ambito ovviamente dei limiti della legalità, come evitare pericoli di dissesto e di predissesto, quindi mantenendo comunque una certa operatività, se andare a fare quegli investimenti necessari per la sicurezza e la salvaguardia pubblica, avendo visto anche l'incidenza della sinistrosità essere aumentata, non soltanto a seguito del mancato ripristino del buco della manutenzione ordinaria e anche straordinaria, ma anche a seguito evidentemente di situazioni anche culturali da parte dei cittadini, dei velivoli e dei viatori che hanno comportato un aumento dell'indice di sinistrosità e quindi comunque sì abbiamo dovuto compensare anche con una maggiorazione della presenza della nostra capacità di controllo della viabilità anche per migliorare la salvaguardia e la sicurezza dei cittadini, non semplicemente per qualcuno poter venire magari non qui dentro ma nell'opposizione per fare cassa. C'è stata proprio una vera e propria necessità, oltre alla necessità ovviamente di fare cassa, al ripristino della cosiddetta cosa dei tassi, dei passi radari, che prevede un milione e mezzo per il primo anno e 2 milioni per il secondo anno. Abbiamo dovuto adottare queste misure coraggiose perché avremmo voluto semplicemente tagliare tutto come abbiamo dovuto necessariamente fare per il 2019-2020, non fare più niente e ce ne saremmo. E invece abbiamo voluto, nell'ambito, ripeto, di quello che potevamo fare, continuare a migliorare la capacità di investimento e inserire nel previsionale la spesa necessaria per migliorare la viabilità e l'edilizia scolastica di secondo grado. Ovviamente dovremmo però fare anche delle misure come quelli di rischio della cosa sui passi radari e anche la maggiorazione della presenza della polizia provinciale, perché ovviamente altrimenti non avremmo potuto trarre quelle risorse necessarie per riuscire a trovare una situazione di grave rischio che comunque c'è e che vi assicuro rispetto a tante altre province d'Italia è più virtuosa, e questo purtroppo ve lo dovrei definire meglio se vi facessi un paragone di tutte le province d'Italia, ma volte di parlare di questa rete di campione, e comunque sia ringrazio tutti voi per la vostra presenza, gli uffici che nonostante tutto riescono ad andare avanti e soprattutto i miei consiglieri delegati che gratuitamente
veramente si muovono dalla mattina alla sera in cerca di soluzioni che sono ancora più complesse da trovarsi di quanto non siano già difficilissime condizioni di operatività che tutti noi sindaci ogni giorno, di piccoli, medi e grandi comuni, dobbiamo sperimentare sulla nostra pelle. Vi ringrazio.